Buonasera, benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Andremo di Sigma questa volta ed è la prima volta che lo uso, quindi selezioniamolo e leggiamo le sue abilità. Ipersfera lancia due cariche che implodono poco dopo, infliggendo danni nella zona circostante. Flusso gravitazionale, la ultra, manipola la gravità per sollevare in aria nemici e poi farli precipitare al suolo. Questa l'ho subita molte volte. Abilità, presa cinetica, vediamo, maiuscolo, assorbe i proiettili nell'area frontale e li senza converte in conoscere scudi. le E domande. accrescimento, raccoglie una massa di detriti e la lancia verso il nemico per abbatterlo. Barriera, sperimentale, tieni premuto per evocare una barriera fluttuante e lascia per fermarla. Premi di nuovo per richiamarla a sé. Ok, questa è un po' da capire. Queste sono le due sfere che Sono implodono. Ok, conversatrici attacca in molto questo modo lui. piacevoli. Va bene, questa è la barriera, ok, e la riacchiappo, va bene, il mayusk assorbe i proiettili, ok, e questo vai, spara le pietre, ok. Proviamole, è la prima volta che lo provo perché su Overwatch 1 non l'ho mai giocato lui. Comunque, in ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate con un mi piace e con dei commenti, magari in cui mi scrivete come si gioca meglio con questa cosa, dato che non sarò proprio Attivo la barriera. forte. Ah, la manda lontano, ok. Abbattuta. Ok, non la posso muovere però. Ah, raga, io ci sto provando, però è un po' difficile. Ok. Loro hanno la combo Zarya e Mercy che funziona alla grande. In questa prima azione quello che ha fatto più danno sono stato io. Quindi fa capire un po' Accade tutto per un cosa è mancato in motivo. questa azione. Sono mancati dei danni da parte del nostro team. E Amico, salgo e vado. vediamo un po' come va questa partita. Perché, come vi dicevo, è la prima volta che uso questo campione qui, Sigma, questo eroe. Ok, ho colpito tutte e due. Barriera inizializzata. Niente, raga, qua mi sono andato a incastrare io. Però mi sa che questa partita qua non ho un team. C'è gente che, boh, non so cosa stia facendo. Beh, lì è stata colpa mia, questa è colpa mia. Ma il mio team nel frattempo esattamente Avevo cosa quasi stava raggiunto una facendo? Cioè, non mi rivelazione. aspettavo che mi curassero, per carità, ma che attaccassero, che facessero, che uccidessero magari dei tizi avversari. Invece I no, guardate nemici anche in sono alto a più di noi. destra. Continuano a morire. Guardate, muoiono tutti. Boh, mi sa che questa partita qua è GG per Overwatch. Ha messo insieme persone dall'abilità molto diversa. Appare la barriera. È andato lì dietro, l'ho visto. Credo che devo abituarmi a usare questa barriera. La mia barriera è andata. Boh, raga, io ho anche stunnato Reaper mentre faceva la ultimate. Cioè, più di così non so cosa devo fare. Ho un team che non sta facendo assolutamente nulla. La Purtroppo risposta resta qua nebulosa. questa sarà una partita veloce, non indolore, ma veloce. Li aspettiamo qua, che devi farci? La barriera non resisterà. Ma hanno un po' di La barriera ha range. ceduto. Ho capito che la barriera ha ceduto. Il potere dell'attrazione. La morte non può L'ho fermarla. mandato troppo lontano. La segniamo con Di nuovo troppo lontano. Proviamo con la ultimate. Ok, ho ammazzato due persone, ma ho fatto praticamente tutto da solo. Cioè, guardate, sono il top damage del team, il mio team non sta facendo danno. A livello di cure siamo a metà rispetto agli altri, a livello di La danno pure. risposta resta nebulosa. Anche la loro tank ovviamente sta facendo molto più danno di me perché ha le cure che la tengono in vita in continuazione. E poi, vabbè, fare danno con Zarya penso sia molto più facile di farlo con Sigma. Perché guardate, nel frattempo i miei danni mitigati sono il doppio di quelli di Zarya. Appare la barriera.
niente, ci ho provato a tirarlo giù questo. La barriera di Sigma è molto difficile da usare. Però non voglio giudicare il campione in questa partita perché è palesemente sbilanciata questa partita. Sbilanciatissima a dir poco. Probabilmente finiranno ora la partita loro. Torna da me. Barriera inizializzata. Massa, velocità. No. E niente, non ci siamo riusciti. Che poi di danni che fa con queste due palline non è male. Ah, eravamo pure in uno in meno. Boh. Azione migliore della partita, incredibile ma vero, Glacial Sphere con Sigma, è qua quando ho ammazzato due persone. Cioè immaginate, a parte che Reaper aveva ucciso tipo tre persone, tutte insieme con la ultimate. Ma vabbè, ha dato comunque l'azione migliore della partita a me. Vabbè, qui effettivamente avevo ucciso due persone da solo. Ok, a questo punto speriamo che la prossima partita sia un po' più equilibrata e andiamo subito a giocarla. Partita trovata. Andiamo di nuovo con il nostro bel Sigma. Eccoci qui. E vediamo se questa sarà perlomeno un po' più equilibrata. Ah, giustamente, mettiamoci Overwatch 2. Ok, non è cambiato letteralmente nulla, è solamente più grosso. Ha degli spallacci più grossi, da quello che ho capito. No, sembrano uguali. A me sembrano un po' più grossi gli spallacci. Forse anche in testa ha cambiato. No, è solamente un po' più luminoso. Perché cercare risposte senza conoscere le domande? Non vedo l'ora di scoprire i problemi che riscontreremo. Ah, ok. Così rimane lì e poi la posso richiamare. Se invece non viene distrutta, ha 4 secondi o 5 secondi di cooldown. Ok. Le palline fanno davvero tanto danno. Il problema è colpire... Ah, rimbalzano? Oddio, rimbalzano! Non l'avevo capito. Ma c'era scritto che rimbalzano. Lancia due cariche che implodono dopo poco, infliggendo danni nella zona circostante. Non so se non c'è scritto che rimbalzano. Vedete? Posso farle rimbalzare. Anche più di una volta, eh? Tipo se le lancio così rimbalzano due volte, appunto. Ecco, andiamo da questa parte qui. Mandiamo la barriera. Perché diva sempre quella roba attiva? Famella di una diva. La barriera è stata distrutta. Ho sbagliato. Attivo la barriera. Andare sempre sugli squishy da dietro. Ok, ho fatto qualcosa, ho stunnato qualcuno, però nel frattempo il mio team mi sa che è stato disintegrato. Gli scudi sono forti, in Overwatch 2 gli scudi sono davvero forti. Abbiamo una Echo, ok. Se vi siete persi il video che ho fatto su Echo, lo trovate sempre qui nel canale. C'è di sopra qualcuno che non è proprio bello da avere lassù, eh. Lo so che il carico in stallo, ma non è che ci possa fare molto. Barriera inizializzata. La barriera ha ceduto. Lo so che la barriera ha ceduto, ragazzi. Resisti. La barriera non resisterà. E niente ragazzi, mi sa che anche questa partita è molto sbilanciata. Sono top damage, ho mitigato 5000 danni, praticamente ho mitigato più dei danni messi insieme dai loro di champion calcolo. Di danni. Non riusciamo comunque ad andare avanti. Abbiamo della gente molto scarsa purtroppo. Appare la barriera! La barriera è debole! Ok.
La mia barriera è andata. Ci ho provato. Ci ho provato. Difficile. Presa cinetica ha un tempo di recupero piuttosto lungo. Usala per proteggerti mentre la barriera sperimentale si sta ricaricando. Sì, questo l'avevo capito, grazie. Il carico Overwatch deve seguire il percorso. Sai che quello che non ho capito dei nostri compagni è che dovrebbero fare un po' di danno, sapete com'è. Eccolo che è arrivato. Barriera inizia. Niente. Niente. Due ultimate di Reaper e Benji e Genji tutte insieme. Kayashi sta iniziando a fare un po' di danno. Non so però se sia perché ha tirato Bob. Perché se è perché ha tirato Bob, ragazzi, sono buoni tutti. Monitoriamo nei progressi. La barriera è caduta. La barriera è caduta, perfetto. Ritiro la barriera. Ah, narcosi. Ok, mi ha tirato via la ultimate. La barriera si frantuma. Ok, abbiamo andato contro la barriera, così non ho subito danni. Niente. Niente, anche questa partita, ragazzi, mega sbilanciata, purtroppo. Abbiamo quel Reaper che nessuno riesce a buttare giù e è nella nostra base da tutta la partita. Accade praticamente tutto per un motivo. Boh. La barriera è debole. Lo so che è debole la barriera. La barriera, ragazzi, è stata distrutta. Resisti. Attivo la barriera. Niente, c'è Diva che si mette sempre davanti, tanto poi viene curata e io non riesco a fare mai una sega. Cos'è? Ma chi è il tizio di Nightmare Before Christmas? Il carro, eh? Ok. Buono. Dai, raga, il bug del tempo supplementare. Dai. Barriera inizializzata. Buono. Dai, sono qui. Fatemi svegliare. Ok, abbiamo portato il carico. Non si sa bene per quale motivo ci siamo riusciti, la verità, però dettagli. Carro, puoi andare avanti, per favore, grazie. Appare la barriera. Buono. No. Buono. Ok, forse l'ultimo si è svegliato. Forse. Attivo la barriera. Mi servono cure. Non se ne parla. Ritiro la barriera.
La barriera non reggerà ancora molto. Ah, niente, mi hanno accerchiato. Peccato. E niente, è arrivato Reaper, ha ammazzato tutti. Un bel headshot su Sigma e via. E si vola. Va esercitata una forza per far avanzare il carico. Davvero? Non l'avrei mai detto. Buono. Barriera inizializzata. La barriera si frantuma. La barriera è caduta. Carico in movimento. Si deve muovere. Buono. Qualcuno qui, eh? Dai! Pensavo parasse il danno nel mio maiuscolo. Pensavo parasse il danno. Beh, raga, ho mitigato 16.000 danni, ma di cosa stiamo parlando? Non era il risultato. Boh, pensavo parasse quel danno di altre e ho messo lo scudo. Anche se non so se sarebbe servito più tanto. Dai, narcosi. Avete già perso. L'ho buttata male la ultimate, mannaggia me. Niente, ci ho provato. Buttato male la ultimate. E pur buttando male la ultimate, comunque non ho fatto nemmeno pochi danni in questa partita. Mi sono concentrato molto sul mitigare, sul riuscire a dare un po' di scudi ai nostri compagni. Barriera inizializzata. Boh, raga. La barriera è debole. La barriera è stata distrutta. Lo so. Dai, stavo passando di là. Comunque questo scudo contro i colpi energetici non serve a nulla. Lo scudo era il maiuscolo. La presa cinetica assorbe i proiettili, infatti. Quello non è un proiettile, quindi me la prendo in quel posto. Eh sì, neutralizza i proiettili, va. Niente, ci ho provato qui. Non avevo la mia E per stunnarlo. Anche se non so se avrei fatto in tempo. Guardalo. Ha caricato la ultimate proprio in quel momento. Ultimate e via. Non era il risultato. Peccato. Niente da fare. Quel Reaper ha fatto il macello. Quel Reaper ha davvero fatto il macello. Andiamo in un'azione migliore della partita. Sarà la sua, immagino. No, diva? Davvero? Con una ultimate? Sì, con la ultimate. Vabbè, ha ammazzato tutti. Ha tirato giù tre persone, poi ha ammazzato pure me. Anzi, 4, 5, ha ammazzato tutti. Vabbè, è andata così, ragazzi. Andiamo con l'ultima partita in cui useremo, mentre saliamo al livello 12 del pass battaglia, in cui useremo Sigma. Vai. Partita trovata ad Ispiranza. Andiamo di nuovo con il nostro Sigmone. Eccolo qui, un campione molto, direi, quasi situazionale dopo averlo provato un paio di partite. Situazionale, cioè un campione che io non prenderei così a caso all'inizio, ma che aspetterei di vedere come si evolve la partita per poterlo prendere. È un campione che riuscirebbe
a mantenere una posizione per tanto tempo tra il suo scudo, che non dura tanto, però comunque qualcosa fa. La presa cinetica, che è quella che fai con maiuscolo, ovvero sì, la presa cinetica lo vedete anche voi in questo momento, col tasto maiuscolo. E dopo Cercare la risposte barriera di senza nuovo, perché nel conoscere le momento in cui domande. usate la presa cinetica, nel frattempo la barriera si ricarica. Riesce a mantenere una posizione per molto tempo. È relativamente mobile. No, non è mobile. Non è mobile per niente come tank. È molto più mobile Orisa con la sua E, per esempio. Oppure Doomfist. O anche D.Va. Questi tank mi vengono in mente che sono molto più mobili. O anche Junker Queen con la sua ultimate. Lui è molto statico. Lui è proprio un tizio che si mette lì e mantiene la posizione. Nel frattempo, però, gli altri non far danno. Perché queste palline cinetiche qui fanno danno, ma sono molto difficili da colpire. Sono proiettili lenti che rimbalzano. Ok, che fanno danno tutto intorno. Questo è vero. Però, sono davvero molto difficili da colpire. Quando colpiscono, non è che facciano poi così tanto danno, c'è da dirlo. Cioè, qualcosa fanno, ma come vedete, ho colpito adesso. Ho dato 4 colpi. 5, 6, a Orisa e non le ho tolto manco mezza vita. La barricata avanza! Buono, qui ho sfruttato il rimbalzello. La barriera non reggerà ancora molto! Buono, rimbalzati. Potenziale! Ok, sto Esercito forza usando sulla barricata! i rimbalzi dei colpi. Perché non colpiscono soldati i miei colpi? Scusatemi. Ah, peccato, ho colpito il robot. Niente, qua avevano ucciso tutto il mio team e poi sono rimasto solo io. Comunque, ancora alla fine di questo primo round, top damage del team sono io che sono un Bene, tank. ricominciamo. Non ho fatto più danno dei loro avversari, degli avversari in realtà. Ci sono state tante cure da parte di Kiriko, brava. Poche cure da parte di Moira, male. Nessuno E ho sfugge al mitigato silenzio. parecchi danni, 2000 danni ho mitigato. Appare la barriera! Robot al sicuro. Colpitemi, bravi. Ottimo. Spingiamo! Spingiamo, spingiamo. Venite di qua, ragazzi, perché state lì a combattere? Fatemi uscire dallo scoperto, no? Buono. Cosmicamente Un po' di scudi qui? Un po' di insignificante. cure? No, eh? Un Non po' di permetterò di curette? impadronirsi del robot. Nada. Esercito forza sulla barricata! Un po' di cure? Niente, davvero? E se riesco a far rimbalzare i proiettili dentro e fare un po' di danno? No, nada, nessuno. Ah, è arrivato con la ultimate. Ok, mo crepi. Ultimate per ultimate, direi che è andata bene. Barriera inizializzata! Qui
La barriera non... La mia barriera è andata! Vai, vai, tanco io, tanco io. Vedi solo una frazione dell'universo. La barricata... Unite la campana. Torna da me. Resisti, resisti, resisti. Eccolo. Il nemico ha preso il robot. Appare la barriera. No, mi sa che qua sono morto, infatti. Peccato. Peccato davvero. Comunque non sta andando male questa partita. Sta andando per niente male. La risposta resta nebulosa. Mi sono leccata. Tocca portarli avanti. Bisogna più che altro non farli tornare indietro con questo robo. Non farli tornare indietro troppo. La barriera ha ceduto. Alla faccia, oh, che danni. Nascondiamoci un attimo, va. Niente da fare. Mi hanno disintegrato. Ma quella è May? Ma una May non sta facendo niente. Infamella di una May. Ti serve aiuto. Pannocchia si chiama May. Va bene. Stanno facendo avanzare il robot. Lo so, purtroppo tocca anche a loro ogni tanto. Magari se loro venissero sul robot, posso restare là a combattere. Sarebbe meglio, non trovate? Olè. Guardare a balle diva. Il robot volevo risa, volevo dire. Avanziamo con la barricata. Oh, raga, lo porto avanti. Voi fate quello che dovete fare. Boh, raga, ho già finito il mio... La barriera è stata distrutta. Niente. Ho già finito la mia pushata qua. La barriera è stata distrutta. Io comunque ho mitigato quasi 10.000 danni, eh. 10.000 danni. Usa flusso gravitazionale per scagliare i nemici lontano dalla loro squadra o dall'obiettivo. Sì, va bene. E io là non ci arrivo, esplodono prima. Cosa sta facendo? Oddio, ma l'avete visto anche voi quel bug? Niente, raga, mi hanno disintegrato, cioè. Il mio team si è rincoglionito tutto a un tratto. E stavamo andando bene, così bene all'inizio. Poi non so cosa gli sia successo, boh, qualcuno ha iniziato a giocare solo per le kill, non ho capito. E nessuno è più venuto sull'obiettivo. All'inizio eravamo tutti intorno al robot e infatti vincevamo. Dopo la gente ha iniziato a voler andare in giro per i cavoli suoi e abbiamo iniziato a perdere. Deve procedere. Io ho anche la ultimate, eh. Ho usato la ultimate e non è servita una sega. Ok, Zenyatta è morto. Zenyatta sono riuscito a farlo fuori. Almeno il support l'abbiamo tolto. Il problema è che lì Orisa è difficile da buttare giù senza qualcuno che faccia danni, eh. Bene, non è che puoi immaginartelo il danno se non ce l'hai. La barricata nemica si muove. Attivo la barriera.
La barriera è caduta! La barriera non resisterà! E niente, sono morto di nuovo. C'è un focus incredibile su di me. Cioè loro hanno capito che devono focussare me. Guardate in quanti. Guardate in quanti stanno focussando me. Poi giustamente gli altri muoiono uno dopo l'altro. Il mio team non ha capito che deve curare il tank. Continua a usare i support, continua a curare altro. La barriera è debole. La vedi solo una frazione dell'universo. Niente. Il mio team continua a non curare. Boh. Le cure del mio team sono una barzelletta. Cioè, più che altro non arrivano a me. Dovrebbero arrivare al tank le cure, ragazze. In questo gioco qui, se curate il tank, vincete. E se magari gli altri stessero dietro il tank, no, a combattere. Al posto di fare queste cose qui. Niente, raga. Abbiamo fatto il contrario del video perfetto che stavamo per fare con Reinhardt. Abbiamo fatto il video pessimo. Useless heals, useless tank. Useless tank non direi, dato che ho mitigato più del doppio di tutti i loro danni. Però, per tardi. Io direi più che altro useless Mei, che è un campione che vince da solo solitamente, ma dettagli, come dicevo. A questo punto sì, è healer diff, è palesemente healer diff. Qui la differenza hanno fatta gli healer. Con il tank che avevo purtroppo non potevo fare molto di più. Comunque, anche questo video finisce qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!